Benvenuti! In this lesson, we are going to see how to introduce yourself or a friend in Italian. Also, we are going to see how to use the verbs essere e avere. Let's start! Listen to the dialogue. Ciao Mario, come stai? Bene Anna, e tu? Non c'è male, grazie. Ti presento la mia amica. Piacere di conoscerti, come ti chiami? Mi chiamo Mary, piacere. Di dove sei? Sono americana. Che lavoro fai? Sono una dottoressa. Interessante, quanti anni hai? Ho 35 anni, sono a Roma per lavoro. Bene, ora devo andare. Mi è fatto piacere conoscerti. Ci vediamo presto, Mario. Ciao, a presto. Anche a me ha fatto piacere conoscerti. Arrivederci. What Mario and Anna said when they met. Ciao, come stai? You can also say to a friend. Ciao, come va? Ciao, che piacere vederti. And you can answer. Tutto bene, grazie. Bene, grazie. Non c'è male. Così così. Non molto bene, purtroppo. If you want to introduce a friend, you can say ti presento, followed by the name. Questo è il mio amico. Questa è la mia amica. Lui è. Lei è. And you can say piacere di conoscerti. È un piacere conoscerti. Piacere. Say goodbye, you can say ciao, a presto, a più tardi, a domani, a lunedì. Ci vediamo. Ci sentiamo. Buona giornata. Buona serata. Arrivederci. Let's listen again to the dialogue with the transcription. Ciao Mario, come stai? Bene Anna, e tu? Non c'è male, grazie. Ti presento la mia amica. Piacere di conoscerti, come ti chiami? Mi chiamo Mary, piacere. Di dove sei? Sono americana. Che lavoro fai? Sono una dottoressa. Interessante. Quanti anni hai? Ho 35 anni. Sono a Roma per lavoro. Bene, ora devo andare. Mi è fatto piacere conoscerti. Ci vediamo presto, Mario. Ciao, a presto. Anche a me ha fatto piacere conoscerti. Arrivederci. As you can see, in this dialogue, we used two important verbs, essere and avere. Let's see how to use them. The present tense of the verb essere is io sono, tu sei, lui, lei è, noi siamo, voi siete, loro sono. We use to say the name. Io sono Mario. Lei è Lucia. Nationality. Mario è italiano. Loro sono tedeschi. Profession. Luigi è medico. Alessia è farmacista. Adjectives. Mario è alto. Emotions. Io sono felice. To express that you are in a place. Sono a Roma. The present tense of the verb avere is io ho, tu hai, lui lei ha, noi abbiamo, voi avete, loro hanno.
We use avere to express physical sensations such as ho fame, Giulia ha sonno, age, Maria ha 20 anni. In descriptions, before a noun, ho i capelli biondi. To express possession. Io ho una casa grande. If you like this video, please comment, share and subscribe. See you to the next lesson.